dopo che è successo? No. Perché parli di repressione violenta? Eri dimmelo. Lì o no? Stai zitto, Parenzo, stai zitto. Era lì o no? Eri lì o no? O no? Ma scusa, resettiamo tutto. No, no, stai zitto un attimo, Davide, stai zitto. Era lì o no? La domanda è precisa. Ma c'aveva le sue fonti, aveva le sue fonti. Mandate tutti a fare il culo! Tu, lui e le sue fonti. Mi avete stufato, vado via. Perché vai uno via. Che mi dice vai che ha fatto l'inviato speciale. Allora vai via, così riesco a parlare. Molto incazzato, l'ho incontrato ieri sera, incazzatissimo come una bestia dopo aver visto le immagini di Trieste, quello che è accaduto a Trieste, i manganelli, gli idranti, contro una folla pacifica, diciamo la verità, una folla pacifica. Paolo Brosio, no. Buonasera, buonasera, buonasera. Brosio. Ciao, ciao a tutti, ciao, a tutte Paolo. E due. Allora Paolo, quanto sei buonasera, incazzato per quello che è successo a Trieste? Hai pubblicato una roba su Facebook molto forte, addirittura parli di stato di repressione del dissenso. Beh, cioè, capisci che se ci sono in piazza Ordine Nuovo, fascisti, extraparlamentari... armati che lanciano bombe carta, che appunto hanno manganelli anche loro in mano, allora è chiaro che le forze dell'ordine devono reagire e questa non è una manifestazione pacifica. Però io ho visto gente che ha esercitato il diritto di manifestare e di occupare il proprio posto di lavoro, perché su 1000 portuali erano 837. No, erano 100 che poi hanno detto si è pure dimesso il portavoce. È finito. Non diamo cifre sbagliate. C'era solo il portavoce, si è pure dimesso e ha detto non è più la nostra protesta questa qui. Non diciamo. Vabbè, ma al di là di quelli che rappresentavano, allora, di quelli che non. Dobbiamo sempre dire quello che dicono le fonti ufficiali. Allora va bene. Ma io allora, le fonti ufficiali sono dati di fatto. Corriere ha ragione. Se vogliamo dire quello che fanno i cronisti, ma perché dovrebbero dire delle bugie? Io ho fatto tutta la vita cronista, se permetti. Nei ma primi giorni ma adesso di occupazione fai il cronista adesso. 812 come? Ma adesso fai il cronista, cerchi la Madonna, non è che fai il cronista, vai a Međugorje, vai in giro, qua è tutto legittimo, ma senti, non dire che fai il cronista. Non prendere per il culo, io c'ho 37 anni di professionale spalle. Ma sì, ma non è che stai facendo il giornalista, sei andato a Trieste? Ma sei andato a Trieste? Hai fatto l'inviato adesso? Stavi dietro un tram al TG4 con Emilio Fede, adesso per carità di Dio, bravissimo, siamo tutti felici. Dietro un tram lì, davanti al Palazzo di Giustizia, dietro un tram, su, adesso, ha parlato Međugorje qui adesso. Ma sì, per carità, ma sì, va bene, viva! I telegiornali, hai capito? Inviato speciale sia all'estero che all'interno. Inviato speciale, quindi, cosa? Con l'autobus dietro. Inviato speciale col tram. Col tram davanti a Palazzo di Giustizia. Comunque va bene, evviva! Non ho fatto il velinaro politico. Io ho fatto la cronaca vera per tutta la vita. Allora, cosa è successo a Trieste? Ma eri a Trieste? Sì, ho fatto l'inviato anch'io, certo. L'ho fatto in Grecia, l'ho fatto in Turchia. Ma dove? Ma dove? Per la 7, anche per Mediaset. Anche per Mediaset. Anche per Mediaset. Perché mi inviti alla tua trasmissione? Allora, fermo là. Ma io non ho invitato nessuno, infatti. Allora stai zitto e fammi parlare. Fallo parlare. Che cosa hai visto a Trieste? Stai zitto un attimo. I primi giorni della manifestazione erano 800 i portuali. Vabbè, dopo che è successo, no? Perché parli di repressione violenta? Eri dimmelo. O no? Stai zitto, Parenzo, stai zitto. Eri lì o no? Eri lì o no? C'eri o no? C'eri o no? C'avevo i miei colleghi del fonti. Ma allora che cazzo dici che non eri neanche lì? Erano no, ma scusami però, ma scusa, qui siamo al delirio però. Vergogna, siamo al delirio. Però qua siamo al delirio. Stai zitto un attimo, Parenzo. Non era neanche lì. Hai capito? Ma non c'era. Per bene che manifestava. No, ma scusa, resettiamo tutto. No, stai zitto un attimo, Davide, stai zitto. Era lì o no? La domanda è precisa. Ma c'aveva le sue fonti, aveva le sue fonti. Mandate tutti a fare il culo! Tu, lui e le sue fonti. Mi avete stufato, vado via. Perché uno che mi dice che ha fatto l'inviato speciale. Allora vai via, così riesco a parlare. Ma io mi arrabbio, sai perché?
perché hai detto ho fatto l'inviato speciale. Che c'è? Benissimo. Beh, che c'entra? Poi ti ho chiesto, ah, eri a Trieste? No, ho le mie fonti. No, vaffanculo. Vedi, Parenzo, non l'ho fatto per un giorno, l'ho fatto per 37 anni. Ma tu eri a Trieste in quei giorni? Capisci? Ma eri a Trieste in questi giorni? A uno che ha lavorato tutta la vita come inviato. Tutti abbiamo, anch'io ho lavorato, non ti preoccupare. Che erano sul posto e che mi facevano relazione minuto per minuto. Lì erano persone per bene. Chi ti faceva relazione? Manganellate, sì, in maniera indecente. Cioè tu hai, parli anche di regime. Ah, fermi tutti, mi scrive il direttore del TG4, il direttore di Rete 4, fermi tutti, mi scrive. No, fermi, non puoi dire chi è, non puoi dire chi è il direttore di Rete 4. Il direttore di Rete 4 mi sta scrivendo adesso e dice, confermo, valente giornalista, citami pure. Questo è certo, valente giornalista riferito a chi? Riferito a chi? Riferito, no, mi scrive, confermo, valente giornalista. Riferito a Brosio, riferito a Brosio. Direttore, appunto, riferito a Brosio. Comunque, allora guarda, di Rete 4, perché tu lo sappia, io ho fatto 7 anni da inviato speciale in Pulsi, a Mentana, sì. C'era anche il problema. Ma questo non è un problema, sia questo per va benissimo. Ma io ti ho chiesto: eri a Trieste questi giorni? Eri a Trieste questi giorni? E ti ho risposto e ti ho detto che sul campo a Trieste c'erano 7 colleghi miei che lavoravano per le loro 7 autorevoli tuoi, testate non tuoi, televisive non tuoi, e non erano tuoi, che mi informavano valente, minuto per minuto di quello che accadeva. Allora, questa ma che cosa sei, la Lamorgese? Ma che sei, la Lamorgese, che ti informavano minuto per minuto? Mentre i portuali pazzesco, che erano andati a lavorare erano meno di 180. Sì. Questa è la verità. Va bene, Paolo, io voglio capire una cosa. Come hai visto questo intervento? Minuto per minuto. Come hai visto questo intervento della polizia, eccetera, manganelli, idranti, una cosa che ti ha fatto ricordare cosa? Ti ha fatto ricordare cosa? È stato un dolore, un'amarezza vedere che venivano compresse, circondate con quegli idranti tremendi, perché un idrante che dai, di aria praticamente compressa, che andava alzava la gente letteralmente da terra, la sbatteva in terra con l'acqua gelata, in più la carica con i manganelli e poi le esplosioni, una roba da regime, una roba da regime, quasi, no? Da regime comunista, una roba che è assurda per una manifestazione pacifica. Certo, c'è l'interruzione di un pubblico servizio di un'area strategica, perché stiamo parlando appunto, porto più importante. Appunto, dico, Parenzo dice Parenzo è a favore degli idranti. Ma allora tu lo sciopero che blocca una qualunque non area strategica economica del porto, paese, che è riconosciuto dal governo, informo, allora va bene. Se non è riconosciuto dal governo non va bene. Cioè, informo al valente, allora scusami, però scusami, di un green informo, pass che non c'è in nessun paese d'Europa. Oh, illegalità. Informo il valente, informo il valente inviato, che aperta parentesi nel merito non era a Trieste ma era a farsi i cazzi suoi da un'altra parte, qui chiusa la parentesi, informo il valente inviato che in questo caso che non era a Trieste ma era a farsi i cazzi suoi da un'altra parte, che erano 4 giorni che i lavoratori del porto erano tornati a lavorare. Okay. I lavoratori la del porto erano tornati a lavorare, non ma non è la verità fatti. Unica. Trieste oh, è una mia, pagina nera di questo governo. Oh, diciamolo, okay. Diciamolo, dai, diciamolo. Tu, Parenzo, che sei un uomo che sta tutto il giorno a disquisire di politica, ma non ti sei accorto che sono più di 10 anni che andiamo avanti a decreti legge e a DPCM e non c'è più una discussione governo Draghi parlamentare? Mi piace da 10 anni. Non ti sei accorto che il Parlamento il governo è Draghi non c'è da 10 anni. E tu pensi che questo sia... Ma lo scopri adesso. Che faccia parte di una Repubblica democratica. Ma lo scopri adesso. La democrazia è morta. Brosio, la democrazia è morta. È morta la democrazia. Il sigillo è stato a Trieste. Il sigillo è stato a Trieste, benissimo. Ma quale sigillo di queste cose? Preferirei parlare con un costituzionalista, non con Meggiugorie, con una tutto rispetto, vergogna. Voglio dire, ma di chi stiamo parlando? Scusa, Paolo, cosa? Paolo, perché ascolta, non ti fai inoculare? Giuseppe, dimmi. Tu pensi che sia giusto? No, sbagliatissimo. Che tu non rendi il Green Pass obbligatorio, non lo rendi obbligatorio, ma attraverso un ricatto, un'estorsione vera e propria, il vaccino, tu dici, fai pagare dei tamponi molecolari a 60 euro per 72 ore di Green Pass e quelli rapidi 48. A 48 ore, sì, facendoli pagare 15 euro, 60 euro. Ma tu hai fatto il vaccino? Gente, no? Che guadagna 1200 euro al mese. E voi, ma tu il vaccino l'hai fatto? Parenzo fa l'uomo di sinistra insieme a uno schieramento di sinistra che va contro
a 8 milioni di lavoratori. Vergogna. Che ha stipendio fisso. Vergogna, vergogna, vergogna. Io sono dalla tua parte. Cioè, io ma una vergogna. Famiglia che guadagna 1200 euro al mese. Ma si come fa cazzo si fa a pagare 350 euro di tamponi? Ma infatti si fa il vaccino oppure hai i tamponi gratis se non può farsi ma il vaccino? Che discorso vaccino? È? Fai te l'atto di amore. Ma buca certo. 10 milioni di siringhe tutte ma no, le io ho fatto quello che... tu non hai fatto il vaccino? Ma se uno non vuole fare il trattamento... Ma se il trattamento sanitario non è obbligatorio, perché mi devi costringere a farlo dai, con un inganno? Ha ragione. Non ti fai i tamponi, ma te li paghi. È una vergogna. Ma cos'è una vergogna? È una vergogna. È una vergogna dai. Costringere la gente che non vuole ma fare il servizio sanitario deve pagare 300 euro da uno stipendio da fame. Ma perché il servizio sanitario nazionale deve pagare i tamponi a uno che non se lo vuole fare? Un governo espressione del centro-sinistra che va contro gli operai. C'è ma la non Lega. Vi rendete conto che è una follia? C'è anche la Lega, è un governo di coalizione, ma non sai un cazzo. Ma la Lega, ma cosa dici? La Lega un corno, perché la Lega ha sei stato troppo a Medjugorje, secondo me. Salvini. Torna in Italia. Sei stato troppo a Medjugorje. Aspetta, torniamo subito fra poco. Paolo, scusami un attimo, c'è un'interruzione. Torno subito. Torna da lui. Posso dire una cosa? Io condivido al 100% quello che ha detto Paolo Brosio, ma al 100%, parola per parola, parola per parola, perché ha detto che le scene che si sono viste sono scene vergognose, sono scene vergognose nei confronti di persone che in fin dei conti non facevano. Si è tollerato molto di più in Italia, si è tollerato tantissimo in Italia, si è tollerato. Questo è il punto, si voleva dare una dimostrazione di forza, si voleva chiudere una pagina. Si voleva, sì, certo, questo si è voluto fare una dimostrazione, una noi possiamo sciogliere qualcosa che ci dà fastidio. Era una manifestazione fondamentalmente pacifica. Oggi il governo dice che hanno impedito in questi giorni il transito di 700 mezzi verso il porto. Probabilmente è così, ma questo cosa vuol dire? Magari gente che non è arrivata perché sapeva che c'era casino e dunque hanno dirottato i loro viaggi di lavoro. Ma il punto è un altro. Brosio ha pienamente ragione quando dice una cosa, che sono scene bruttissime nei confronti di gente pacifica che manifestava solo per dire no al Green Pass. Ora io chiedo a Paolo Brosio una cosa però. Caro Paolo, tu lo consideri un non lo consideri un vaccino, un vaccino, lo consideri un sierogenico, lo consideri un siero sperimentale? Come lo consideri questo vaccino? Perché tu non te lo sei fatto. Io non sono contrario al vaccino, tant'è vero che per la mia professione, quando per esempio facevo l'inviato all'estero, durante i telegiornali o nei quotidiani al secolo XIX oppure alla Nazione, abbiamo capito, sì. Al resto del Carlino, era una persona normale. Io mi sono fatto tutti i vaccini del mondo. Cioè, eri una persona normale. Il problema di questo siero, di questo cosiddetto vaccino, è che il Covid è mutante. Capito? Quindi tu ti sintetizzi una parte di un Covid che cos'è è di un mutante? Anno prima. Sì. E tutte le nuove varianti non sono coperte, tanto è vero che il vaccino, cosiddetto vaccino che c'è attualmente adesso, non copre la variante Delta. Dunque Buglioni non capisce un cazzo, richiamo la variante. Tu prima per gli altri vaccini, no? Il vaccino funziona benissimo. Facevi il vaccino. Te ne facevi solo uno, sì, cosa stai dicendo? Eventualmente facevi un richiamo. Ma come di per cosa stai parlando? Di cose che non sai. Stai continuamente facendo richiami. Continuamente. Stanno facendo la terza dose in alcuni paesi. Ora in Italia le cose sono calate, per fortuna, perché la gente è vaccinata. Ma di chi stai parlando? Abbiamo iniziato dicendo che bastava una dose. Poi hanno detto no, bisogna fare due dosi. Ora siamo già alla terza dose. Ma quindi non ho capito, la soluzione Brosio quale sarebbe? La soluzione del grande inviato speciale Brosio dietro un tram, quale sarebbe la soluzione? Non ho capito. Allora, è inutile che te fai il furbo, il cretino. No, per capire, quale sarebbe la soluzione Brosio? Quale sarebbe? Sì, ancora. Sette anni in Tibet. Sì. Quale sarebbe la soluzione? Ma quale sarebbe la soluzione? Ma stai dicendo delle follie. Quale sarebbe la soluzione Brosio? Cioè il vaccino non funziona, stai dicendo. Sulla base di che cosa dici che il vaccino non funziona? Bimbino mio, ascoltami. Sulla base di che cosa lo stai dicendo? Nel 2020, quando non c'era ancora il vaccino, sono andato immediatamente all'ospedale e con le cure farmacologiche che esistono da anni, sei stato fortunato. Testate, no, da anni non esistono perché è il nuovo Covid. E ti dico che cosa, perché in tutti i reparti di medicina interna, in tutti i reparti di terapia intensiva, in tutti i reparti di cardiologia c'è uno
il Cefixima 400, sì, vabbè, l'azitromicina 500, benissimo, il Delta Cortene e le punture di eparina, che se date tempestivamente non portano nessuno a morire. La realtà. Non solo, ma come non mi hanno solo, riferito non solo. Un sacco di medici che mi hanno anche come curato mi hanno riferito all'Istituto Clinico Casal Balocco, sì, che è l'ICC, l'Istituto Regionale Anti-Covid del Lazio, sì, ok? Non è che sono andato in un istituto del cazzo, stato 20 giorni lì, diciamo, mi hanno detto che tutte le persone che venivano curate tempestivamente, nessuno è morto. Chi è che moriva? Quelli che stavano a casa, chiusi, vigile attesa, con il paracetamolo, cioè la tachipirina. Oh, quelli benissimo, allora i polmoni, dunque, e quando venivano ricoperati dopo 20 quindi giorni, non ho capito, scusa, cosa sta dicendo? Dunque hanno ammazzato un sacco di gente, diciamolo, hanno ammazzato un sacco di gente, diciamolo Paolo, diciamolo chiaramente. Diciamo che è stata fatta una follia, questo me l'hanno detto tutti, ma non i medici generici di famiglia, Paolo, che sono pur bravissimi medici. Io ti sto parlando di luminari, di malattie infettive, di luminari, virologi, medici primari di medicina interna, primari di rianimazione. Ho capito benissimo, scusami cosa, Paolo, tutti, Paolo, tutti. Conta più la preghiera o il vaccino per curarsi dal Covid? Allora, la scienza è fondamentale, però, ma senza Dio non vai da nessuna parte, male, perché la scienza non no, il nulla, vaccino, ti ho detto, crea, tra una preghiera e il vaccino, tu cosa scegli? Se devi, se metti... Io scelgo i farmaci che ci sono già in farmacia. I farmaci insieme alla preghiera. Il vaccino c'è. Il vaccino è stato approvato dall'EMA e della Food and Drug Administration. Anikirna, approvato dall'AIFA. Il vaccino esiste. Signore del tram, esiste il vaccino, signore del tram. Scrivitelo Parenzo, Anikirna, perché se t'ammali, piglia quello. Signore del tram, il vaccino esiste ed è approvato. Allo stesso principio attivo del Tolicizumab. Ciao Paolo, a presto. Avevano applicato i virologi e i medici straordinari di Napoli nel 2019-2020. Ciao Paolo, a presto, ti abbraccio. Ciao. Grande. Come lotta! Come lotta, signor Brosio! Meglio dei Burioni, vai! Meglio dei Burioni, vai! Alessandro La Massa, vai! Sì, stesse competenze, vai! Eccomi, ciao, buonasera a tutti! Dimmi.